tutto. Vieni, allora, in guardia, sciabolata la testa, rimane sempre tranquillamente, sciogli bene la spalla, va, sciabolata la figura, benissimo, fermati alla figura, va, così, abbassa di più la mano, eccolo, la mano deve essere leggermente più bassa della punta, sciabolata al petto, testa, sciabolata al petto, sciabolata al fianco, fuori la mano, ecco, terza, ancora, terza, passa avanti, passa la mano destra sul fianco che bene, passa indietro, morto. Quando io ti invito, sciabolata la testa, d'accordo? Ferma, guarda la misura, non sbagliare la distanza. E muovi, ecco, distanza, muovi, fino, pronto, e bravo, muovi, muovi, non farti togliere la misura, sempre, sempre il movimento, ancora, sciabolato al petto, muovi, muovi, sciabolato al petto, ti ho detto, ecco, vieni. Muovi, 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 adesso passo avanti, a fondo, lentamente, movimento controllato, via, uno, no, in guardia, fermo, se è troppo vicino, scende la distanza subito, pronto, via di nuovo, uno, allora, cerca di anticipare leggermente la punta sulle gambe, a sinistra, in modo che tu arrivi prima del piede sinistro, via, uno, quattro, sei troppo lento con la sciabola, ritorna alla tua posizione, passi indietro, su, via, più veloce il finale, ancora un pochino più veloce adesso, su, via, via veloce, ecco, adesso andava meglio, questa, subito la punta nel finale, ecco, parato. Parata di quarta. Se tu vai indietro mentre rispondi non puoi toccare. Io sono fermo, tu rimani fermo. Attenzione al movimento, io posso passare di sotto, ma posso passare di sopra, non lasciarti ingannare dal movimento, non lasciare il braccio, guardalo solamente, non c'è pericolo. Solo se vengo in avanti, allora fai la parata di quinta, altrimenti devi guardare. Attenzione, fermati in quinta. Perché così disteso? Controlla qui, gomito dentro. Là. Benissimo. Oh. Allora. Attenzione, non seguire le finte. Cerca di vedere qual è il movimento finale. Con me? Segui le mosche. Non ti muovere. Ah, cerca di vedere. Oh, bravissimo. Bene. Adesso, la stessa cosa però, ti assicuri anche del passo indietro. Non mi sono mosso. No. No. Non allungare il braccio su quella parata di quinta. Piegalo bene il braccio sulla parata. Piegalo il braccio sulla parata. Para quinta, para quinta, para quinta. Muovito dentro. Controllo. Ecco, così. Senti, senti il movimento? No, devi sentire come lavora la muscolatura, gomito dentro per bene, perché altrimenti posso toccarci sopra. Il taglio, opponi il taglio naturalmente alla sciabolata. Ah. Attenzione adesso, vieni, muovi, muovi, muovi. Uno, due, bravo, in guardia. Sempre controllare la misura. Uno, eccolo, pronto, muovi, muovi.
Bravo. Adesso tu cerca di non cadere sulla parata. Para e rispondi e vedi dove rispondi. Para, benissimo. Hop, bene. Bravo. Hop, benissimo. Hai sbagliato. Hai visto? Bravo. Bene. Via. Hop. Bravo. Benissimo. Perfetto. Oh, bravo. Adesso cerco di ingannarti, fai attenzione. Bravo. Benissimo. Oh, sbagliato. Bene. Attenzione. Bravo. Attenzione al movimento. Adesso il movimento. Muoviti, para. E rispondi. Subito vedi come viene il movimento. Muoviti. Sempre in movimento, sempre in movimento. Attenzione alla distanza, non sbagliare il movimento di distanza. Bravo. Attenzione che adesso cerco di ingannarti ancora con la distanza, eh? Adesso non ti dico più niente, tu vedi immediatamente tutte le differenze. Non sbagliare. Attenzione, hai fatto un mezzo sbaglio. Che cosa avevi sbagliato prima? Ho detto così. Benissimo. Buono. Eccolo. Attenzione. Ah, bravo, muovi, 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 sempre. Eccolo, perfetto. Bene. Bravo. Bravissimo. Hai visto che è stato un movimento diverso da quello che ti facevo? Eccola. Bravo. Muovi. Muovi subito. Oh. Bravissimo. Ottimo. Bene. Distanza ravvicinata. Pare rispondi velocemente dove io sono scoperto. Pronti? Via. Bravo. Cerca di essere più veloce possibile. Attenzione ai miei inganni. Hai alzato leggermente il braccio. Perché? Vedi, non c'è pericolo qui. Guarda, io sto andando indietro. Non c'è nessun pericolo. Per forza devo venire avanti per crearti il pericolo. D'accordo? Per cui non devi muoverti qui, ma là. D'accordo? Sbagliato. Fai attenzione al movimento. Ho detto che non c'è pericolo. Non ti lasciare ingannare da questi movimenti. Così, non devi seguire niente. Bravo. Bravissimo. Bravo, bene. Benissimo, ottimo. Ecco, bravo. Bene, attenzione, non farti toccare. Cambia sempre, non alzare quel braccio. Bravo, benissimo, riposo. A differenza della lezione che facevamo prima con il bambino, qui non dico niente, lui deve vedere automaticamente quello che io faccio ed avere la reazione conseguenziale. Benissimo.
fa bene così. Sì? Così. Muovo leggermente. Attenzione sempre ai miei movimenti. La distanza è troppo corta, lo accorgi? Sì. Cercando di mangiarti la misura per attaccarti sul tuo avanzamento, ti accorgi? Tempo falso mio. Variare altre distanze. Possibilità di variante qual è? Benissimo. Il prossimo momento, lentamente, tempo. Guarda dove. Le varie possibilità, benissimo, sì, ottimo, sotto, allunga lo braccio, così, benissimo, adesso sul mio attacco, tempo, parata, risposta. Seguito, fermo sul posto, tempo parata risposta, tempo parata risposta, lentamente per vedere, ripetilo, lentamente, bene, adesso aumenta la velocità, ancora più veloce, benissimo, ripeti, ottimo, via. Benissimo. Adesso la stessa cosa in movimento, nel momento che io tiro la stoccata, le varie possibilità di poter toccare con il tempo. Allora, inizio io il movimento, va bene, senza sapere dove, alzalo di più quel braccio, alzalo, aspetta il momento che io scarico la porta, fermati. Lasciami entrare in misura in modo da poter toccare, esattamente, altrimenti sei fuori misura, non potrai toccare, esatto, questo è diverso naturalmente, perché nell'altro devi farmi scoprire il braccio, esatto, ripeti, benissimo, e qua invece sopra. Adesso, la stessa cosa, però il tempo stabilisci tu quando lo vuoi fare, cioè mi devi provocare l'azione in modo tale che io mi scopra. Allora, nel momento che io inizio l'attacco, tu mi devi provocare in modo tale da farmi fare la reazione. Se tu vuoi tirare sopra, fai la finta al fianco, no? Io inizio, benissimo, poi vai via nel momento che scarico. Pronti? Via. Sei andato indietro troppo presto, cerca di sentire allungarti in avanti bene. Buono. Distendilo di più il braccio. Allora. Così. Oppure mi puoi far fare la reazione come? Facendomi finta di fare la parata. Allora, fai finta di fare la parata. Io scopro il bersaglio perché vedo la possibilità della parata, sospendo il movimento.
orizzontalmente, ripeto il movimento, pronti, alle. Oppure sulla quinta anche, no? Esattamente. Pronti, via. D'accordo. Pronto. Via. Allungati bene, in avanti. Ritorna al centro. Ritorna al centro. Adesso, azioni difensive. In guardia, in avanti. Mantenendo la distanza, para e rispondi. Vieni. Oh, vieni. Molto. Vieni. Vieni. Molto. Va bene anche questa. Però questa era una presa di ferro volante. In questo momento io inizio l'attacco, tu vai indietro, disturbi, finta di attaccare, pari e rispondi, va bene? Allora, io inizio il movimento, tu vai via, ma disturbando sempre, ripeti il movimento, pronti, alle. Vai più indietro, apri di più la distanza, in modo che io credo di essere sicuro. Devi essere tu a stabilire dove vuoi fare l'azione, quando la vuoi fare, come la vuoi fare. Dai, pronti, alle. Entra tu dentro. Se tu non entri dentro non riesci ad ottenere la reazione da parte mia. Io devo credere che ho preso il tempo e devo continuare l'azione. Alle. Pronto, non importa. Ripetila. Pronti? Alle. Guarda, fai attenzione. Vieni avanti, non andare troppo indietro. Pronti? Ripetila lentamente, io faccio movimento. Sta attento. Pronti? Alle. Guarda. Puoi vedere, ci sono le luci, non importa. Pronti, alle. Benissimo. Marcano bene quella finta in modo che io tiro la stoccata. Alle. Pronti. Alle. Adesso. Tu fai la parata di misura. Sul mio attacco mi accenni il movimento di attacco, esci dalla parata, esci dalla misura in modo che mi fai andare a bordo. Pronti? Alle. No, direttamente. Se tu vai dietro non ce la farai mai. Non sei così forte di gambe te come chiunque. Pronti? Alle. Se tu parti insieme a me, vai indietro, io vedo il movimento e continuo. Devi partire una frazione di secondo dopo il mio attacco. Cioè devo sentire che tu hai sbagliato il momento. Pronti? Alle. Esattamente. D'accordo? Pronti? Alle. Vai bene indietro, muovi le gambe. Pronti? Alle. Sono legato anche col ferro, perché il ferro è una garanzia in più, no? Alle. Esatto. Pronti? Alle. Dopo che tu hai fatto un'azione del genere all'avversario, qual è l'azione conseguenziale che io posso aspettare o che io posso fare? Che lei può fare? Sì. Attacco un posto, da lontano, quindi magari usce il tempo. No. Oppure? Alle. Allora, tu mi hai fatto un'uscita in tempo, direttamente aumentando la velocità, giusto? Ripetila, pronti? Alle. Va bene?
però tu me la puoi fare anche in un'altra maniera, sì. Facendomi credere che viene avanti e che invece poi va indietro, e di conseguenza mi fai l'uscita in tempo, l'anticipo. Pronti? Allì. Esattamente, perché in quella maniera io credo che tu mi voglia fare la parata di misura e automaticamente rallento il movimento per vedere. Allì. Esattamente, ripetila. Pronti? Allì. Va bene. Mentre la parata di misura che puoi fare adesso dopo aver fatto questa, a differenza dell'altra che hai aspettato fino all'ultimo momento, è facendomi credere che va indietro, credere che viene avanti e poi va indietro, d'accordo? Lavorando solamente con le gambe. Pronti? Allì. Sbagliato. Indietro, avanti, indietro. Pronti? Allì. Esatto. Però aspetta. È il momento giusto. Se non lo fai in tempo, devi sentire il momento. No, è troppo presto. Pronti? Allì. Esatto. Pronti? Allì. Chiaro? Pronti? Allì. Benissimo. Hai fatto la parata di misura, mi fai l'anticipo, giusto? Pronti? Prima diretto, aumentando la velocità. Allì. Benissimo. Ripetilo, fai attenzione, parti più piano e aumenti, cambia di velocità. Esattamente. Adesso la stessa cosa la puoi fare invece facendomi finta di andare avanti, togliermi la misura ed entrare dentro di nuovo. Pronti? Allì. No. Facendo finta di entrare, di uscire e di entrare di nuovo. C'è stato l'altro passaggio. Com'è? C'è stato l'altro tipo di anticipo che abbiamo fatto prima. Sì, esatto. Facendo finta di entrare, facendo finta di uscire, è anticipo, no? Pronti? Allì. Esatto. Ripetila. Pronti? Allì. Fai il movimento leggermente ritardato sul mio inizio. Pronti? Allì. Esatto. Fammi credere che vai indietro, capito? Allì. Fai meglio quel movimento. Bilancialo meglio come hai fatto prima. Dai. Pronti? Allì. Più veloce la mano. Pronti? Allì. Adesso invece io faccio un movimento, vedo che tu mi stai tirando l'anticipo, a quel punto lì attacco diretto. Cosa faresti tu? Pronti? Vediamo. Allì. Pronti? Allì. Attenzione al movimento che fai, ripeti. Via. Muovi bene le gambe con tutti e due i piedi. Pronti? Allì. Pronti? Allì. Pronti? Allì. Adesso sì, tempo sopra sul mio movimento. Pronti? Allì. Va bene. Pronti? Allì. Alzalo bene quella mano, allungalo e alzalo, sopra. Via. Pronto. Allì. Così. Pronti? Via. Pronti? Al momento giusto, fallo. Allì. Va bene. Azioni difensive partendo dalla linea. Cominciando al primo movimento della linea, 1-2, andando indietro, rimbalzando nel movimento, sul mio avanzamento. Pronti? Allì. Fammi bene la finta in modo che io reagisca. Parti con la linea leggermente fuori. Pronti? Allì. Mi stai aprendo troppo la misura. Lascia che io entri di più, perché altrimenti io controllo la distanza. Vieni avanti. 4 metri, per cui metti la linea, vai indietro e poi vieni avanti. Pronti? Allì. Questa è la prima possibilità.
Seconda possibilità, io vedo che tu mi metti la linea, vado a cercare il ferro, giusto? Pronti? Allè. Allungalo bene il movimento, non puoi stare indietro con le spalle. Allè. Sì. Pronti? Allè. Benissimo. Adesso, tu hai fatto il tempo, la tendenza mia sarà quella di scaricare il colpo, per cui parti sempre dalla linea, vai indietro, finta di attacco, parata e risposta. Pronti? Allè. Benissimo. Pronti? Allè. Pronti? Allè. Allora, hai fatto il movimento, io cosa faccio? La mia reazione sarà quella di vedere. Allora, partendo dalla stessa situazione, pronti? Allì. Benissimo. Piegati bene sulle gambe. Allì. Adesso, ripetila. Vieni più avanti, pronti? Allì. Entra dentro, cerca il ferro in avanti, entra bene dentro, pronti? Allè. A questo punto io cerco di evitare il tuo ferro, perché vedo che entri dentro cercandomi in avanti. Dalla stessa situazione, pronti? Allè. Va benissimo, lascia la linea, pronti? Allè. Benissimo. Io cerco il ferro e tu fai la parata, pronti? Allè. Oh, pronti? Allè. Oh, adesso, pronto. Distanza ravvicinata. Fermati sul movimento. Tira la sciabolata alla testa, fermati lì. Cambiando di bersaglio. Fa male la mano. Dai. Non sbagliare, sono in quarta. Tranquillo, concentro. Via, uno. Hop. Bravo. Uno. Questo è per il senso del ritmo, della percettività, la scelta di tempo. Adesso, sempre a distanza corta, sciogli il braccio, sciogli completamente. Pronti? Sciogli il braccio, inizia il movimento, percettività totale. Distanza corta, inizia il movimento e guarda. Oh, va bene. Il mio è un tempo sbagliato, no? Benissimo. Allora vado a fare. Vado. Non sbagliare. Controlla. Attenzione adesso, perché hai parato invece di tirare, per esempio? No? E qui devi tirare. Benissimo. Tu mi stai invitando, per cui io ti tiro sul tuo invito. Se non finisco il movimento, tu hai ragione qui, no? Benissimo. Hai anticipato. Sempre la stessa distanza, inizia il movimento, via, vale. Allora, su queste varianti io posso inserire altre varianti, quali possono essere? Via, inizia. Benissimo. Non sbagliare. A
in questo caso, che se io prendo il ferro qui, lo spendo, automaticamente tu che cosa devi fare? Non puoi tirare, devi andare indietro, para andando indietro, se no non ce la fai a parare. Se io vengo avanti, devi parare subito, perché è diretto il movimento. Inizia. Inizia. Se io vado indietro cercando il ferro e poi io vengo avanti, tu devi per forza parare con misura, se no non ce la fai, a meno che non sia una risposta convinta, allora tu puoi fare la rimessa. Esattamente. Via. Pronto. Aumenta anche con le gambe, dai. Esatto, attenzione solo al movimento mio, Via. Pronto. Via. Attenzione. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. Oppure. Dai. Via. Attenzione alla parata, controlla perché tiro con estrema velocità. Schema libero, attacco, tu attacchi, fai quello che vuoi in conseguenza di quello che faccio io. Io posso fare qualsiasi cosa, tu devi sempre toccarmi. D'accordo? Pronto? 4 metri di distanza. Pronti? Allora. Pronti? Allora. Attenzione, toccato, però devi essere più netto nella stoccata. Pronti? Ale. Bravo. Pronti? Ale. Devi venire più avanti. Pronti? Ale. Pronti? Ale. Attenzione a questo. Pronti? Ale. Attenzione ai movimenti. Dai. Vedi quello che sto facendo, sì? Ale. Dai, 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 pronti. Pronti? Ale. Pronti?
Ale. Va bene. Pronti? Ale. Va benissimo. Pronti? Ale. Non sbagliare, guarda. Pronti? Ale. Pronti? Ale. Più veloce nel finale, il carro. Ale. Ale. Pronti? Ale. Pronti? Ale. Già? Pronti? Ale. Benissimo. Pronti? Ale. Finito. Grazie.